Buonasera amici di Teatro d'Arte Web. Ho il piacere e l'onore di presentare a voi in questo incontro culturale Nicola Caruso, che ci intratterrà nell'ascolto del grande musicista tedesco Ludwig van Beethoven. Il giovanissimo Nicola Caruso, figlio d'arte, è attualmente impegnato in un cammino formativo culturale su due versanti: quello dell'informatica e quello della musica, raggiungendo in entrambi risultati ottimali. Studente presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duini di Matera, si appresta ad essere maestro di violoncello sotto la guida del maestro Di Marzio, componente della banda Città di Grazzano. Ricopre il ruolo di primo strumentista di basso. La passione, la versatilità e la perizia tecnica lo gratificano quale ospite in bande del circondario. Ha partecipato così ad un gemellaggio tra bande lucane e polacche a Cracovia, in Polonia, arricchendo di un indiscutibile spessore il bagaglio musicale esperienziale del quotidiano. Prossimo importante appuntamento a San Giovanni Rotondo il 23 e 24 novembre per un raduno nazionale di bande. Questa sera Nicola ci accompagnerà per mano nella conoscenza del grande Beethoven, facendoci gustare il cammino di un così grande musicista, che pur avendo cominciato a comporre all'età di 22 anni, ha toccato l'apice di una produzione artistica che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Auguro a tutti un buon ascolto e a Nicola un affettuoso augurio. Alma Iora. Buonasera, grazie per la presentazione. Molti di voi hanno preso conoscenza di chi sia questo grande maestro della musica classica, ma a definire la sua immagine ci aiuterà una descrizione di Sir Julius Benedict, famoso compositore e direttore d'orchestra. Quest'uomo, basso di statura e robusto, con un viso molto rosso, occhi piccoli e penetranti e folte sopracciglia, è Ludwig van Beethoven. Ciò che rimase più impresso però nella mente di Sir Julius fu la risata di Beethoven, un suono indescrivibilmente penoso, probabilmente dovuto alla sua sordità. Siamo in Austria e all'inizio del novembre del 1792 un giovane e ambizioso compositore pianista di nome Beethoven, non ancora 22enne, viaggiava verso Vienna. Qui, per un breve periodo, rimasto a corto di denaro, dovette tenere il conto accurato delle sue spese su un taccuino, che ne registra una di 25 groschen per un caffè con Haydn. Anche il noto musicista Haydn si era fermato a Vienna e fino al 1794, anno in cui partì per Londra, diede lezioni a Beethoven. E ciò mentre negli Stati Uniti emergeva la figura di George Washington, in Francia si assisteva all'ascesa di Napoleone Bonaparte, dopo il ghigliottinamento di Luigi XVI, l'assalto alla Bastiglia e la nascita del canto patriottico francese. È da ricordare che proprio in questo periodo Mozart veniva seppellito in un'umile tomba nel cimitero di Vienna. Beethoven venne sulla scena in un momento storico favorevole. Ereditava da Haydn e da Mozart uno stile e alcune forme musicali ben sviluppate, ma egli stesso non è né classico né romantico. Egli è Beethoven e la sua figura si eleva come un colosso a cavallo dei due secoli. Nell'autunno del 1802 Beethoven scrisse una lettera in cui testimoniava ai suoi fratelli la grande sofferenza per una malattia incurabile, la sordità. Affidiamo alla voce di Rita la lettura della lettera stessa. Lettera di Beethoven. Devo vivere quasi solo come qualcuno che è stato bandito. Mi è concesso di praticare la società, perciò che è strettamente necessario.
Se mi avvicino alla gente mi prende un terrore acuto e temo di essere esposto al pericolo di lasciar capire la mia infermità. Quale umiliazione! Se qualcuno accanto a me sentiva il lontano suono di un flauto ed io non sentivo nulla, o se qualcuno udiva cantare un pastore ed io ancora non udivo nulla. Proprio dovuti alla sordità, gli studiosi hanno evidenziato tre diversi stili di Beethoven, in corrispondenza a tre periodi diversi della sua vita. Era abitudine di Beethoven comporre all'aperto, spesso mentre faceva lunghe passeggiate. Lo apprendiamo dalle parole che ci vengono ora lette da Francesco Paolo. Tu mi chiederai da dove traggo le mie idee. Io non posso dirlo con nessuna certezza. Esse vengono a me da sole, direttamente o indirettamente. Io potrei quasi afferrarle con le mani quando sono all'aperto in mezzo alla natura. Era ciò che pensava Beethoven. Molte volte, infatti, faceva delle escursioni nei boschi, lasciava il vestito sull'erba e tornava a casa in maniche di camicia. Un giorno, a Neustadt, girava vestito in modo tanto sciatto che fu arrestato come vagabondo. E nessuno gli credette quando affermò di essere il celebre musicista. Rimase in prigione fino a quando non fu liberato grazie all'intervento del direttore d'orchestra. Lo stile del primo periodo è quello in cui Beethoven si rifà alla tradizione classica, ma la sua personalità non è ancora delineata. Questa, infatti, emergerà nel secondo e nel terzo periodo della sua produzione musicale, periodi in cui Beethoven divenne sordo. Del secondo periodo sono dalla terza all'ottava sinfonia. È proprio grazie alle successioni sinfoniche che possiamo capire la crescita artistica di questo grande. La terza sinfonia, che ascolteremo tra qualche attimo, era dedicata a Napoleone Bonaparte. Il titolo originale era proprio Bonaparte, ma quando quest'ultimo si autoproclamò imperatore, Beethoven fu preso da tale collera che intitolò la Sinfonia Eroica, nome con cui tutt'oggi è conosciuta. Alla morte di Napoleone, controllata ed estinta la sua collera, Beethoven dedicò all'imperatore la messa in Do maggiore. Elisa ci presenterà la testimonianza di un amico di Beethoven, Schindler, che assiste alla composizione di una fuga del Credo. Testimonianza di Schindler. Nel soggiorno, al di là di una porta chiusa a chiave, udimmo il maestro che cantava le parti di una fuga del Credo. I domestici se n'erano andati e c'era stata una lite dopo mezzanotte che aveva disturbato il vicinato. Il cibo preparato era diventato immangiabile. Quando stavamo per andar via, la porta si aprì e Beethoven comparve avanti a noi con i lineamenti alterati. Aveva l'aspetto come se fosse stato in conflitto mortale. Poi si ricordò degli avvenimenti del giorno e disse: «Belle cose queste. Sono corsi tutti via e io non ho mangiato nulla da ieri a mezzogiorno». Gustiamone adesso alcuni attimi della terza sinfonia. La quarta sinfonia si coglie l'animo di Beethoven espresso in allegria e senso dell'umorismo, ma dalla quinta sinfonia inizia la lotta contro il destino.
tema che Beethoven proietterà nelle successive sinfonie. Nella quinta in particolare, lui stesso affermerà: «Io combatterò contro il destino. Esso non riuscirà a sopraffarmi». In questa sinfonia, la lotta si coglie nel passaggio della tonalità da Do minore a Do maggiore. Il tema della lotta contro il destino è stato soggetto di molte altre sinfonie di compositori vari, ma nessuno è riuscito a colpire così a fondo l'immaginario popolare. Ascoltiamola. Nella sesta sinfonia, Beethoven descrive in musica una festa di contadini e ogni movimento della sinfonia ha un proprio nome. Per esempio, festa di contadini, tempesta, sentimenti di riconoscenza dopo la tempesta e scena sul ruscello. Ascoltiamo quella che è chiamata pastorale. La settima sinfonia rimane un esempio musicale irraggiungibile di manifestazione trionfale della furia bacchica. Essa è così articolata. Nel primo movimento Beethoven prende coscienza del proprio vissuto, fatto di rassegnazione agli accadimenti del quotidiano. Ascoltiamo il primo movimento. Nel secondo movimento emerge il desiderio di essere libero dalla sottomissione al destino. Ascoltiamo il secondo movimento. Thank you.
Il terzo movimento è il cammino danzante verso la consapevolezza del suo io. Gustiamo il terzo movimento. Il quarto movimento, infine, come ascolteremo, è l'esplosione trionfale della libertà dell'uomo sulla forza cieca del destino. L'ottava è una sinfonia che dà l'immagine di un articolarsi in scala ridotta. Nella nona sinfonia, come si vede dall'immagine, Beethoven fa scaturire le fiamme dal cielo. In questa sinfonia il compositore esprime i sentimenti di fratellanza universale degli uomini attraverso la gioia e l'amore per un padre celeste. Ascoltiamo la nona sinfonia. Thank you.
La nona sinfonia fu eseguita per la prima volta il 7 maggio del 1824. Il pubblico, alla fine dell'esecuzione, applaudì clamorosamente. Beethoven non si voltò a ricevere gli applausi perché non poteva sentirli. Uno dei cantanti solisti lo tirò per la manica e indirizzò il suo sguardo verso le mani che applaudivano e i cappelli e i fazzoletti che si agitavano. Egli si voltò verso il pubblico e si inchinò. La nona sinfonia, come sappiamo, ebbe un grande successo, ma Beethoven incassò per i suoi diritti purtroppo soltanto 300 lire. Fu bersagliato dalla critica ed era infelice perché, essendo sordo, non poteva ascoltare la sua opera. Un giorno si racconta che in una trattoria diede in escandescenza e si mise a gridare: «Io sono Ludwig van Beethoven. Ho scritto la musica sinfonica. Lasciatemi solo. Io non parlo con gli uomini. Parlo solo con Dio». Soltanto pochi tra i contemporanei di Beethoven capirono i suoi ultimi lavori, così tanto personali da non poter essere imitati. Non solo, ma in una testimonianza di Franz Schubert, che ascoltiamo dalla voce di Ada, si evince anche di più. Egli sa tutto, ma non possiamo capire tutto. E passerà molta acqua sotto i ponti del Danubio prima che tutto ciò che quell'uomo ha creato sia compreso dal mondo. Dopo queste riflessioni, in cui ho cercato di condividere con voi tutta la mia passione per Beethoven, possiamo veramente dire che questo grande colosso ha affuso nel suo essere Beethoven momenti di classicismo, come sappiamo è inteso quale ricerca ed equilibrio, e di romanticismo, come libera espressione di sentimenti e slancio emotivo. Cosa ne penso io? La mia personale visione è da ritrovare nella testimonianza di Hoffmann, che ascoltiamo ora. La musica di Beethoven mette in muto lo stimolo della paura, dello sgomento, dell'orrore, del dolore e risveglia proprio quel desiderio di struggimento infinito che è l'essenza del romanticismo. Sì, struggimento infinito, perché Beethoven non è stato solo l'artista, ma Beethoven è stato anche uomo. Quando le note musicali sono diventate parole, allora la musica è diventata poesia, è diventata pagine di letteratura, come l'epistolario ai fratelli, di cui Rita ci ha letto uno stralcio. È diventata versi, come ascoltiamo adesso dalla voce di Ada. L'amore non è pretendere, ma dare. E dimenticarsi, ma non dimenticare. E vivere fuori di sé, pur rimanendo in sé. E riservarsi le spine e offrire le rose. L'amore chiede tutto e ha il diritto di farlo. Concludiamo dunque questa rassegna dell'artista uomo con una lettera, ritrovata dopo la morte del musicista. In questa lettera l'amore è al di fuori di ogni spazio e di ogni tempo, perché, come la musica, l'amore è assoluto. Bene, nel ringraziare tutti per la cortese attenzione, vi invito a chiudere questo incontro culturale gustando la lettera all'immortale Anna, magistralmente recitata da Angelo Favale. Buongiorno. A letto i miei pensieri sono già rivolti a te, mia amata immortale. Ora lieti, ora di nuovo tristi. Nell'attesa che il destino esaudisca i nostri desideri, posso vivere soltanto unito strettamente a te, non altrimenti. Sì, ho deciso di errare lontano, finché non potrò volare nelle tue braccia e sentirmi perfettamente a casa, accanto a te, e lasciando che la mia anima, circondata dal tuo essere, entri nel regno degli spiriti. Purtroppo così deve essere. Ti rassegnerai. Tanto più conoscendo la mia fedeltà verso di te, nessun'altra donna potrà mai possedere il mio cuore, mai, mai. Oh Dio, perché dovresti allontanarmi dall'oggetto di tanto amore? La mia vita a Vienna è ora miserevole, il tuo amore ha fatto di me il più felice e nello stesso tempo il più infelice degli uomini. Alla mia età avrai bisogno di vivere in modo uniforme, senza scosse. Ma è ciò possibile nella nostra situazione? Angelo mio, mi dicono ora che la posta funziona tutti i giorni, quindi chiudo.
affinché tu possa ricevere la lettera al più presto. Sii calma. Solo contemplando con serenità la nostra esistenza potremo raggiungere il nostro scopo di vivere insieme. Sii calma. Amami oggi. Amami ieri. Quanta nostalgia. Quanto rimpianto di te. Di te, mia vita. Mio tutto. Addio. Ti prego, continua ad amarmi. Non smentire mai il cuore fedelissimo del tuo amato. Eternamente tuo.